paese che legge sempre più bestseller e meno letteratura. Quali sono, secondo lei, gli atteggiamenti che dovremmo adottare per sviluppare il senso critico del popolo italiano? Mi fai una domanda qui impossibile rispondere. Basta leggere quello che si vuole, leggere. Certo, le cose belle sono più belle, ti rimangono dentro. Io dico ai miei figli, quando leggono, non so, che ci sono sia i libri seriali che è come mangiare una fetta di torta, ti diverti ma poi non succede niente. Invece ci sono delle cose nutrienti, anche parlando di libri per ragazzi, ci sono i classici che alla fine, no? Cioè leggere Le avventure di Tom Sawyer, Huckleberry Finn, leggere Mark Twain non è come leggere Le avventure del topo storto. Poi ci si diverte anche leggendo Il topo storto, la letteratura nutre di più, quindi l'importante è leggere. Un'altra domanda, dal GF alle interviste barbariche, secondo lei è la televisione italiana a fare la differenza nelle case italiane? E chi lo sa? In parte immagino di sì, perché comunque la televisione, non dico che educhi, ma accompagna, quindi naturalmente immagino che sia così. Ho sempre sentito dire che la televisione italiana è una delle migliori televisioni del mondo, no? Abbiamo il mito della BBC, invece pare che sia una delle TV in realtà con più offerta, c'è molto più trash negli Stati Uniti ad esempio, quindi insomma un pochino la differenza la fanno anche i nostri occhi, come guardiamo la televisione, poi gli spettacoli alti e bassi, possono esserci spettacoli, chiamiamoli bassi, ben fatti, curati, che possono essere molto più divertenti di programmi che magari hanno delle pretese ma sono mal fatti, quindi insomma bisogna educare il proprio sguardo. Nostalgia rispetto alla televisione d'altri tempi? Mia? Quella in bianco e nero? Beh, un po' sì, quando ero piccola, la TV in bianco e nero di chissà chi lo sa, ma voi non eravate ancora nati. E l'ultimissima domanda, crede che la crisi sia un'opportunità per il paese di crescita o dovremmo aspettarci un periodo di economico proto-decadente? Proto-decadente? Ma come parli? Ti direbbe Nanni Moretti. Senti, non lo so, sono 2 anni che diciamo che la crisi è un'opportunità e sì, facciamo in modo che lo sia, perché non possiamo fare altro che così. Ok, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Arrivederci.